Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi ci collegheremo al video tutorial precedente dove abbiamo spiegato l'installazione o meglio l'utilizzo dell'LVM per l'ampliamento dello spazio. Abbiamo fatto vedere che per far questo dovevano essere installati i VMware Tools. Però, come una persona ci ha fatto notare via email, non abbiamo spiegato come installare i VMware Tools all'interno di una macchina Linux. Pensavamo fosse un'azione semplicissima, della serie avanti, 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 come l'installazione di software Windows. Adesso ve lo faremo subito vedere perché, è davvero semplicissima. Andiamo ad aprire il nostro, client vSphere. Facciamo un parallelo con quanto visto precedentemente, cioè andiamo a vedere server.example.com. In summary, vedremo il flag verde che identifica la presenza dei VMware Tools, dove dice che sono running e c'è la versionatura corrente. Se facciamo lo stesso parallelo su client1.example.com, vedremo sempre nella sezione summary la presenza di un flag rosso, dove dice che non è stato installato. Andiamo subito a installarli. Tasto destro, guest, andiamo a installare o upgradare i VMware Tool. Andiamo ad agire direttamente con un'interfaccia caratteri. Quindi andiamo sul nostro server che, se non sbaglio, è il 188 root, e la password come al solito non ve la dico. A questo punto non dobbiamo fare altro che creare una cartella. Lo possiamo anche montare direttamente su una cartella esistente. Creiamo una cartella e montiamo il nostro CD-ROM direttamente su temp. Va bene. Andiamo in temp, andiamo a fare un ls. Dobbiamo copiare chiaramente il VMware Tools 9.0 eccetera eccetera in una cartella, una cartella scrivibile per poter chiaramente decomprimerlo e poterlo mandare in esecuzione. Semplice. Già copiato, andiamo in tmp, pardon, andiamo a vedere se è stato tutto fatto correttamente. Tar VM, via, e lo stiamo decomprimendo. Dovremmo essere arrivati alla fine. Ha appena estratto quello che effettivamente ci serve, cioè CentOS con distribuzione 6. Ecco, qua. Andiamo in cd VMware Tool distrib ls-ltr. Così abbiamo, diciamo, un quadro migliore. Possiamo andare a mandare in esecuzione il VMware -install.pl. Adesso ci farà delle semplici domande dove dovremo chiaramente mandare l'invio. Ecco perché vi dicevo prima avanti, 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 quindi directory da utilizzare per l'installazione, avanti, la directory che contiene le directory di init, avanti, gli script di init, va bene, i daemon file in usr sbin, andiamo avanti e andiamo avanti. Andiamo avanti ancora con dei semplici invii e andiamo avanti. Andiamo avanti. Dovremmo aver finito.
non abilitiamo la funzione avanti, ancora no, lasciamo tutte le opzioni di default. Finalmente, in tempo reale, abbiamo visto Enjoy, quindi è stato correttamente installato, e i VMware Tools sono running e nella versionatura corrente. Abbiamo finito anche questo video tutorial, non ci resta che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle nuove idee che abbiamo di settimana in settimana. Ciao a tutti!